Ragazzi, dunque, come vi dicevo nella video recensione dell'Apex di Scorpio, restiamo ancora nel mese di gennaio dell'anno 2009, in quanto insieme a quell'uscita viene rilasciato anche il secondo Spectre, o per meglio dire rinnegato, non Sciura del Capricorno. In effetti, ricordavo male, anche perché sono trascorsi 8 anni da quando questo mito è stato rilasciato, ovvero che gli Spectre avessero seguito una linea di uscita così come appaiono nell'anime, no? Quindi dopo Sion sappiamo che i primi a fare la loro apparizione sono Cancer e Fish. Invece no, abbiamo Shura che ci va bene lo stesso. Quindi ragazzi, andiamo insieme a scoprire questo mito e noi come sempre ci vediamo dopo. Prego! E dunque ragazzi, finalmente andiamo ad analizzare anche questa seconda surplice per quanto riguarda il piccolo team dei sei rinnegati, no? Dunque, come ho sempre detto, ogni volta che ho recensito questo personaggio, sia nella versione surplice, ovviamente ex, sia come gold delle tre linee, Shura risulta essere uno dei cavalieri dalla fase di montaggio molto facile, in quanto la sua armatura è abbastanza semplice. Ciò ovviamente sia per quanto riguarda la fase di montaggio dello stand, sia per quanto riguarda la fase di vestizione poi dell'armatura sul corpo di Shura. Anche per quanto riguarda questo stand, la fase di montaggio è molto facile perché, ripeto, è un'armatura abbastanza semplice, quindi non troppo articolata, anzi forse per nulla. Quindi tutto avviene in maniera molto rapida e sbrigativa. Andiamo ad analizzare dove vanno ad alloggiarsi i pezzi di questa surplice una volta che andremo a montare il totem. Da dire che anche in questo caso dobbiamo dare per buono ciò che vediamo qui, perché anche questa surplice nell'anime, quindi nella serie Ade, non viene mai mostrata montata a stand. Dunque, partendo dalla parte del retro, iniziamo proprio da questo punto dove qui sotto vanno inserite le placchette per i dorsi delle mani. Sulle zampe posteriori abbiamo i copricoscia, la parte in metallo degli dischinieri e la parte in plastica sempre degli dischinieri. Sulla parte centrale del corpo abbiamo il gonnellino, il busto inferiore in plastica e il busto superiore in metallo. Sulle zampe abbiamo gli avambracci, i bracciali, i coprispalla e poi staccando la parte anteriore della testa, quindi diciamo proprio il muso dell'animale, si inserisce il diadema e si inserisce appunto questa parte. Come potete vedere e come vi ho detto anche prima, la fase di montaggio è molto facile, tutto avviene in maniera molto, molto rapida, quindi non ci sono problemi, non ci sono complicazioni, la stabilità comunque è buona. E devo dire che comunque fa la sua figura anche questo stand.
Come ho detto in qualche altra occasione, lo stand del Capricorno non è proprio mai rientrato nelle mie preferenze, però dovendo o potendo scegliere tra questa versione della linea classica e quella là X, ovviamente parliamo sempre di versione surplice, sceglierei ovviamente quello della linea X perché si somigliano molto, quindi non c'è una grandissima differenza, però la differenza la si nota ugualmente. Entrambi presentano questo aspetto un po' più dinamico, più aggressivo, ovviamente, però quello, essendo un pochino più grande, è un pochino ancora di più aggressivo rispetto a questa versione, ecco, quello magari lo preferisco di più. Comunque, fatto sta che è uno stand ben riuscito. Ripeto, facile nella sua fase di montaggio, stabile al 100% nonostante abbia la zampa sinistra alzata. Insomma, ragazzi, un ottimo stand anche questo. Dunque, non avendo null'altro da aggiungere per quanto riguarda questa parte del video, direi che possiamo passare anche ad analizzare Shura e la sua surplice. E dunque ragazzi, siamo arrivati così anche a questa ultima parte del video, quindi andiamo ad analizzare insieme il Meet di Shura, no? In questa versione surplice. Iniziando come sempre dalla fedeltà, volto e capelli, devo dire che ovviamente a differenza del volto e dei capelli della versione Gold, e mi riferisco sempre alla linea classica, abbiamo un miglioramento veramente ottimo. Forse solo il taglio degli occhi sarebbe dovuto essere leggermente più tirato, però sommariamente voglio dire, il volto è veramente bello e mi piace tantissimo. Per quanto riguarda la sua capigliatura, bene o male è fedele anche lei alla controparte animata, dunque questa capigliatura ha la caratteristica di sembrare di colore scuro, no? Quindi un colore nero. Però in effetti, se esposto alla luce del sole, anche qui possiamo notare quell'effetto verde petrolio che vediamo nell'anime, quindi veramente una ottima colorazione anche in questo caso. Passando invece adesso ad analizzare la surplice, molto facile la fase di montaggio, come vi ho detto anche nello step precedente, perché questa armatura è stata sempre abbastanza semplice, no? Quindi anche come versione surplice appunto. La fase di montaggio risulta molto, molto veloce e anche sbrigativa. Abbiamo dei nuovi agganci per quanto riguarda il gonnellino, ovviamente nuovi all'epoca, e quindi che permettono al gonnellino di assumere più pose per poter dare al Meet appunto pose più dinamiche. Idem per quanto riguarda i coprispalla, perché abbiamo la possibilità di poterli ribaltare all'indietro e quindi poter alzare il braccio totalmente per metterlo nella posa mentre lancia la sua Excalibur. Comunque l'armatura calza bene, aderisce comunque al corpo del Meet, così come anche il diadema aderisce al volto di Shura. Potremmo dire magari che le corna sono un po' lunghe, però in effetti guardando anche la controparte X di questo Meet, anche lì sono abbastanza lunghe, quindi io direi che sono ottime anche in questo caso. Sappiamo che comunque questi sedi innegati presentano delle colorazioni delle proprie armature differenti l'una dall'altra, no?
questa fissura molto vagamente si accosta un po' a quella di Sion, però lì è più carica la colorazione, è più evidente, quindi una tonalità di viola più forte, più brillante. Qui comunque devo dire che rispecchia bene o male la controparte animata. Si vede benissimo la colorazione dei fregi qui sul pettorale. E ultima nota sono i coprispalla, in quanto comunque sono di plastica e non di metallo. La stabilità comunque, come vedete, è buona, anche la posabilità ovviamente, grazie al fatto che i coprispalla si possono imbarcare all'indietro e il gonnellino può essere comunque alzato, spostato, dunque questo mit non presenta impedimenti per le pose dinamiche. Quindi ragazzi, direi che comunque questo mit presenta tutti i punti positivi, almeno questa mia copia è perfetta, veramente non ho riscontrato alcun difetto né durante le fasi di montaggio sia dello stand che del mit, né presenta pezzi lenti. Ovviamente lenti quali possono essere? Semplicemente gli avambracci, che è un punto debole proprio di tutti i mit della linea classica di quegli anni. Dunque, credo di aver analizzato con voi tutti i dettagli di questo mit. Ripeto per l'ennesima volta, un mit ma un personaggio in sé abbastanza semplice, quindi anche in questo caso c'è veramente poco da dire. Vi voglio ricordare però che dalla confezione, così come vi mostro i blister, no, all'inizio di questa recensione, abbiamo la presenza di tre colli per questo mit, ovvero sul mit privo della sua armatura, quindi ancora nudo, diciamo, vi è la presenza di questo primo collo, quindi un collo abbastanza corto che va tolto prima di fargli indossare la sua armatura, in quanto questo qui che è presente sul mitt adesso è più lungo, quindi evita che la testa vada ad urtare sul bavero dell'armatura. In più abbiamo poi un altro collo, che è questo qua, quello là cicciotto, quindi quello vuoto sotto, che serve però per il mit classico, ovvero laddove qualcuno vorrebbe fare l'upgrade della testa di questo mit sul mit classico, ecco, dovrà prendere questo, metterlo sul collo del mit classico gold e poi inserire questa testa. E abbiamo anche una capigliatura per il diadema gold che esce dalla confezione di quel mit. Dunque, questo è tutto. Restando sull'argomento extra, in effetti oltre a questi extra che vediamo qui, abbiamo due paia di placchette per le mani e quattro set di mani. Quindi ragazzi, diciamo che comunque ecco, come extra hanno saputo aggiungere qualcosa di utile anche per la versione gold, sempre della linea classica, ripeto. Quindi ragazzi, impressioni ultime per quanto riguarda questo mit, sicuramente impressioni super positive, sia per quanto riguarda la versione stand che per quanto riguarda la versione mit. Quindi io mi sento di consigliarlo a chi sta collezionando ancora la linea classica. Credo di avervi detto veramente tutto, quindi prima di salutarvi definitivamente vorrei fare qualche ripresa mettendo a paragone ovviamente le due versioni, quindi questa classica e quella X, per poi mandarvi all'ultimo step, quella dei saluti.
ragazzi, andiamo ad analizzare insieme in maniera molto veloce le differenze tra le due versioni, no? Quindi iniziando proprio dal volto, qui ad esempio sull'ex abbiamo, come vi dicevo prima, un taglio degli occhi più tirato, quindi più fedele alla controparte animata, però io non mi sento di bocciare questo volto perché comunque è fatto bene, mi piace, anche se non è proprio fedelissimo. Anche i capelli qui sono rifiniti meglio, ma anche questi comunque mi vanno bene così. E per quanto riguarda ovviamente la surplice, qui abbiamo una colorazione viola più forte, quindi più evidente. E i pezzi in plastica, quindi praticamente il busto inferiore, non ricordo più sul Mittex quali sono. Comunque si differenziano perché qui sono neri, qui invece tendono al grigio molto scuro, molto lucido, quindi il classico colore canna da fucile. I coprispalla qui sono in metallo a differenza di questi che sono in plastica. Insomma, ragazzi, pochi dettagli differenziano le due versioni. Ovviamente quello X però è più fedele, ma come vi ho detto prima, io non mi sento di bocciare totalmente questa versione di Capricorn surplice perché comunque è abbastanza buona, ad esempio a differenza dei tre giudici visti in precedenza, appunto. Ragazzi, con questo è tutto, quindi posso sistemare i miei due knit in vetrina, quindi come sempre adesso vi rimando all'ultima parte del video, quindi quella dei saluti. Ciao e grazie per aver seguito il video fino a questo punto. E dunque ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati veramente alla fine anche di questo ennesimo video. Shura è qui. Penso si riesca a vedere poco dalle immagini perché già i knit hanno questa colorazione molto scura, poi quest'angolo è anche abbastanza sacrificato perché c'è il riflesso della luce che viene da fuori, quindi si vede poco, ma comunque c'è. Cosa dire di più? Nulla, che sono rimasto comunque contento di questo acquisto all'epoca e lo sono ancora tutt'oggi, quindi per chi la linea X non la colleziona oppure non ha intenzione di iniziarla a causa dei prezzi alti, io non sono aggiornato attualmente sulla versione X di questo knit sul prezzo attuale, però come linea classica, comunque ragazzi, veramente il prodotto merita ed è un ottimo prodotto, nonostante alcune imperfezioni. Ma si sa, sono trascorsi anche 8 anni da quando sono stati rilasciati questi knit, quindi di linea X neppure se ne parlava ancora. Ragazzi, io non ho nient'altro da aggiungere, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, se siete nuovi iscrivetevi al canale, vi ricordo ancora una volta il formula quinta casa e nulla, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!